Good morning Genova, noi ci siamo, non sei sola. Oggi vi parlerò dell'importanza del lavoro di gruppo per la nostra associazione, Centro per non subire violenza, ONLUS, da Udi. Il lavoro di gruppo è sempre stato parte della storia della nostra associazione, così come è sempre stato parte della storia delle donne. Trovarsi e raccontare le proprie esperienze è sempre servito a raggiungere un cambiamento positivo, grazie al processo di rispecchiamento e al non giudizio. Questa è la forza e il segreto del nostro gruppo. Il gruppo per il cambiamento e il gruppo sulla genitorialità. Anche in questo periodo di lockdown noi ci siamo incontrati settimanalmente, ognuno a casa propria e sulla stessa piattaforma. Il lavoro del gruppo è uno strumento necessario perché la donna che ha subito violenza possa uscire dallo stato confusionale in cui si trova e possa recuperare la propria autostima che ha perso durante la relazione maltrattante e possa recuperare anche le competenze sociali che si sono azzerate e la capacità genitoriale che è stata sospesa. In questo periodo prevale il senso di colpa e di inadeguatezza e la donna prova intensi sentimenti di solitudine e di vergogna. Dopo un percorso di presa in carico con le operatrici del centro, le donne hanno la possibilità di mantenere un percorso all'interno del centro partecipando ai gruppi. Il gruppo abbraccia sempre e permette la condivisione dei sentimenti negativi ancora presenti e rinforza, dall'altro lato, le competenze e le capacità di ognuna producendo empowerment. Questo può succedere grazie al rispecchiamento e alla presenza rassicurante delle operatrici che facilitano la presenza nel gruppo rendendolo uno spazio protetto, sicuro e libero. Le operatrici, coerentemente col metodo dei centri antiviolenza, mantengono un'unità costruttiva e coerente. Incoraggiano le partecipanti a condividere le loro storie, le loro paure, i loro dolori profondi, le loro insicurezze e ad esprimere la rabbia che per lungo tempo hanno dovuto soffocare. Permettono ad ognuna di loro di avere uno spazio personale e mantenere una partecipazione attiva al gruppo. Il gruppo è uno strumento potente perché stimola la consapevolezza dei propri diritti, la conoscenza dei propri bisogni e insegna a difendere i confini dopo averli riconosciuti e definiti. Tutto può avvenire perché si ricrea la fiducia tra le donne. Questa fiducia è la base sicura sulla quale una donna può ricostruire la fiducia in se stessa. Qui si è insieme e siamo in un luogo sicuro. A casa la donna è sola e in pericolo. Perché il gruppo funzioni è necessaria un'atmosfera calda, accogliente, informale. Questa sensazione di benessere che crea la presenza all'interno del gruppo è così forte che siamo riuscite a riviverla anche ognuna a casa propria. Le donne possono uscire dalla violenza quando altre donne credono in loro e attraverso la solidarietà raggiungono il cambiamento e tornano ad essere le donne e le madri adeguate per rinforzare le nuove se stesse che sono rimaste sempre vive dentro di loro. Tutti e due i gruppi non solo si sono sempre incontrati, ma hanno anche accolto nuove donne che si sono trovate subito come se fossero a casa loro, anzi meglio. Grazie a questa energia positiva e calda che provo ogni volta che partecipo ai nostri gruppi, vorrei invitare tutte le donne che stanno ascoltando e che si trovano in una situazione di pericolo, di paura, di dolore e di solitudine a contattarci e a provare ad esprimere a raccontare le loro esperienze nei nostri gruppi. Perché ricordatevi che l'unione fa la forza, sempre. Good morning, Genova.